sulla tenuta di Montemaggiore si svolgerà la prova di fondo, la più dura del concorso completo destinato a selezionare i cavalieri azzurri per le Olimpiadi del prossimo agosto. Steeple, 2000 metri a 600 al minuto. Doppio siepone dopo Monzin su Arnold, Ops su Tic Tac. Vinceo su Pagolo, l'unico cavallo italiano del campo. Cross al passaggio di Marrana agli stessi cavalieri. Manzin su Arnold, più pesante, risolve con un attimo di perplessità questo problema da animale anfibio. La stessa avventura toccherà a Vinceo. La prova è anche massiccia, comporta un totale di circa 25 km. Passaggio di strada tra due ostacoli fissi. Qui, come nei successivi episodi, ritroveremo i tre cavalieri nell'ordine già indicato. La media regolamentare è di 450 metri al minuto. Passaggio di viottolo tra due macerie. Generosissima dopo il rifiuto la ripresa di Tic Tac. Gabbia di passaggi a livello. Breve avvilimento. Questa cavalcata al pericolo è severa anche come durata. Dopo il passaggio di Vinceo, Tic Tac ha già vinto la sua incertezza, pronto al recupero. Fosso con palizzata e siepe è tra i brani più entusiasmanti della gara. Risultati: Manzin primo nel cross, primo nel completo. Ops, terzo nel cross, secondo nel completo. Piero Vinceo, secondo nel cross, terzo nel completo. Li ritroveremo ad Helsinki, altrettanto decisi a vincere.